Sapete già quanto mi piace passare del tempo da sola e in compagnia di me stessa, infatti questo è ciò che andrò a fare in questo video, ovvero trascorrerò un pomeriggio by myself. Non ho nulla da aggiungere, per cui direi di cominciare con il vlog e vi auguro una buona visione. Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Questo qua, come avrete capito, appunto sarà un vlog di questo mio pomeriggio, insomma vi porterò un attimino con me in questa mezza giornata. Per cominciare con il video vi racconto un attimino quello che è il programma per questo pomeriggio. Ho intenzione di andare un attimino a farmi in giro in skate e poi voglio anche andare in un parco a leggere un attimino il libro che sto leggendo in questi giorni, insomma, poi ve lo faccio vedere. Direi subito di cominciare questo pomeriggio. Come prima cosa, prima di uscire, ovviamente bisogna prepararsi, per cui andiamo subito a scegliere l'outfit. Sono cambiata, vi faccio vedere bene l'outfit. Top nero, pantaloncini a vita bassa, Vans. E poi, come avete notato, ho messo su anche questo anellino. Vedete che c'è la foto mia con la mia gatta. Questo anellino me l'ha realizzato una ragazza che ha un piccolo brand su Instagram, per cui vi lascio il suo nick scritto qua da qualche parte. Outfit un attimino da skater, insomma, siccome appunto poi voglio andare in skate. Adesso per finire di prepararmi voglio un attimino farmi qualche pettinatura un pochino particolare e poi oggi ho anche voglia di mettere su un po' di make-up, per cui insomma faremo anche un make-up tutorial, se si può dire così. Andiamo a finire di prepararci per questo pomeriggio. Eccoci teletrasportati in bagno, proprio perché di solito è qua che mi sistemo i capelli e mi metto un po' di make-up quando mi trucco. E direi di cominciare con la pettinatura. Ho qua la spazzola per i capelli, sia questi due elastici, proprio perché per la pettinatura di oggi voglio farmi due treccine che partono dal basso, una da questa parte e una da quest'altra, quindi direi subito di cominciare. Sono veramente super super carine, adoro. Ora invece passiamo al make-up. Oggi stranamente voglio ritruccarmi poi d'estate che fa caldissimo, ma vabbè. Penso di fare qualcosa di super super semplice. Metterò su semplicemente un po' di eyeliner, un po' di mascara, così, però insomma vi faccio vedere bene i prodotti che andrò ad utilizzare. Piegaciglia di Kiko, eyeliner, questo qua sempre di Kiko, questo mini mascara di Yves Rocher. Vi commento un attimino ciò che andrò a fare per truccarmi. Il primo step sarà andare a mettere un po' di eyeliner ai lati degli occhi. Ecco com'è venuto l'eyeliner, più o meno ci siamo. Comunque, secondo step andiamo a mettere un po' di piegaciglia. Adesso invece vado a mettere il mascara sia sulle ciglia sopra sia su quelle sotto. Non so se si chiamano così, però vabbè. Ecco qua come sono messa fino ad ora. Ultimo step, andrò a mettere l'eyeliner qua in mezzo per fare tipo una specie di triangolini e poi sotto l'occhio, così da unire l'eyeliner da questa parte e questo pezzettino qua. Questo non ve lo faccio vedere sulla telecamera perché secondo me non è tanto estetico come cosa, però vi faccio vedere il risultato finale. Ecco qua il risultato finale del make-up di oggi, ve lo faccio vedere da vicino.
Datemi un voto da 1 a 10 nei commenti per questo look, per questo make-up. Io do un 8 e mezzo, facciamo così. L'ultima cosa che ci rimane da fare prima di uscire di casa è un attimino preparare la mia borsa, mettere dentro il libricino che voglio leggermi al parco, così, per cui direi di farlo. Come vedete, appunto, mi porto la mia borsa intera con me, proprio perché almeno è abbastanza grande e ci entra dentro tutto. Velocemente vi faccio vedere cosa mi porto con me. Ovviamente il libro che ho intenzione di leggere al parco, questo qua è quello che sto leggendo in questi giorni, si chiama Il nostro meglio, molto molto carino. Il portafogli, la mascherina per sicurezza, balsamo labbra. In quest'ultimo periodo sto utilizzando questo qua di Labello perché le mie labbra si seccano veramente super super in fretta, non so perché, e devo dire che è super ottimo. Infine ovviamente auricolari perché in skate ascolto la musica. Direi che sono pronta per uscire, ecco qua il look finale, fatemi sapere cosa ne pensate. Comunque ragazzi, volevo farvi notare questi piccoli adesivi che ho messo sul retro dello skate, secondo me sono troppo carini, mi sento troppo skater anche con gli adesivi. Sono arrivata al parco, prima di venire qui mi sono fatto un bel giretto con lo skate, quindi sono molto felice. Mi sono seduta su una panchina, un attimino ho posizionato lo skate, la borsa, eccetera. Adesso andrò finalmente a leggere un po' il mio libro. Non fa troppo caldo, si sta bene, sono qua da sola, quindi perfetto, c'è silenzio, bellissima atmosfera, sono proprio felice. Questo ragazzi era il vlog del mio pomeriggio estivo, io spero tanto che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel mio prossimo video, un bacino!